3, 2, 1, 0! Ciao! Eccomi qui! Sono tornata con un nuovo video. Oggi vi mostro i miei nuovi capelli appena fatti. L'ha fatto il parrucchiere. Sono tornata scura, scura, scura. Vedete qui? Avevo fatto una piega mossa. Però purtroppo i miei capelli non reggono, poi fuori c'è vento e quindi un po' col vento sono andati via col vento e quindi se ne sono un po' sciolti. Comunque, che ne pensate? Vi piacciono? Io ancora non mi ci vedo perché sono stata per parecchio tempo scura e ancora non mi ci vedo tanto. E poi mi sono fatta chiara e sono passati 4 anni da quando sono Non chiara, so. se tornerò di nuovo chiara subito. Insomma, voglio aspettare poco a poco. Spero che i miei capelli vi piacciono e lasciate qui sotto tanti commenti. Voglio sapere cosa ne pensate dei miei nuovi capelli. Anche se il parrucchiere mi ha detto che dopo un lavaggio già scarica un pochino e quindi ci saranno dei riflessi più chiari. Spero di sì, perché secondo me è troppo scuro. Però va bene, voglio insomma provarlo a tenerlo per vedere come mi ci trovo. E questo è un video svuota la spesa. Sono andata un attimo da acquasapone in modo molto veloce, però volevo farvi vedere cosa ho Ho qui lo comprato. scontrino di acqua e sapone, ho speso 16,52. Ho comprato cose così. E veloci perché mi servivano cose proprio pochissime. Ho comprato poche cose, ora vi faccio vedere. Allora, ho comprato questa carta igienica della Tenderly, fiore di lino, max morbidezza e max convenienza, perché è quello più grande, sono 4 rotoli e l'ho pagato 1,99 euro. Sì, quasi 2 euro, 1,99 euro. E mi conviene perché i max rotoli, essendo che sono grandi, dura tantissimo e quindi poi è morbida anche questa linea. E mi piace un Poi ho sacco. comprato questa confezione di sapone per le mani e che può essere utilizzata non solo per le mani ma anche per il viso. È della Flash Clean, spero che ho pronunciato bene. Oggi mi si inciampa la lingua, non so perché. È di 900 ml. L'ho comprato sia perché può essere utilizzato sia per mani e per viso, anche perché è molto idratante e poi ha l'estratto di aloe vera. Io ultimamente sono in fissa con questo, con tutti i prodotti. Ve l'ho detto che mi si inciampa la lingua. Sono in fissa con tutti i prodotti che contengono aloe. Poi un giorno vi parlerò con quale prodotto, cioè da roba da non credere, mi sto trovando veramente bene. Questo l'ho pagato 1,29 euro ed è veramente buono. buono. Poi al mio compagno gli serviva il gel e siccome un sacco di prodotti abbiamo comprato per capelli, per il gel, ma alcuni prodotti, e anche che costano tantissimo, lasciano quella. Dopo un po' si fanno delle palline all'interno dei capelli ed è bruttissimo. E quindi ho comprato, visto che gli serviva qualcosa che durasse tutta la giornata, ho comprato questo gel ultra forte, tenuta a lunghissima durata. Ed è questo qua che si chiama Pro Green. Sinceramente non so se l'abbia mai provato, però visto che ero lì, io ho pensato che gli potesse essere utile, quindi l'ho comprato, anche perché conviene, perché è di 500 ml. Poi c'è scritto che non lascia residui, quindi è prodotto professionale, c'è scritto anche, guardate. Allora, sicuramente mi ha colpito questa confezione, questa marca, perché c'è scritto prodotto professionale, quindi ho detto io sicuramente è qualcosa di più buono rispetto agli altri perché poi non lascia residui e poi è un gel ultra forte. La marca sinceramente non so che marca sia perché non l'ho mai provata, però viene prodotto in Italia questo prodotto. Poi più in là vi saprò dire se questa marca è stata veramente buona. Poi questo qui l'abbiamo pagato
2,49 per 500 ml, secondo me è ottima. Poi ho comprato questo ammorbidente, che ne ho visto parlare veramente bene, e siccome ho trovato in offerta l'ho voluto comprare. Questa qui è di Lenor. Ora apriamo, vediamo com'è l'odore, perché lì naturalmente non l'ho provato. Fantastico. Speriamo che anche sugli indumenti, sul bucato, mi rimane, perché io di solito questo lo metto nella vaschetta dell'ammorbidente nella lavatrice. Ho preso ametista e boutique, sì, bouquet di fiori. Oggi sono un po' strana. Allora, l'odore, la fragranza è ametista e boutique di fiori. Questo ha 26 lavaggi ed è di 650 ml. Leonora, l'ho pagato 1,29 euro, che se sapevo che era così buono avrei preso un'altra confezione. Ero vicino alla cassa e ho visto che c'erano dei prodotti per il sole. Siccome ultimamente ho un piccolo problema al viso, praticamente mi si formano delle macchioline sul viso quando sto davanti al sole. Qui, diciamo, sul naso sembrano che sono lentiggini, invece qui poi mi si formano delle macchiette qui sul baffo, qui sulla fronte. Più il tempo passa, più mi stanno aumentando, e quindi devo proteggere al 100% la mia pelle. E quindi ho visto questo prodotto, che è per pelli chiare sensibili, protezione molto alta, 50 più. Io non ho una pelle molto chiara, diciamo. Non sono proprio cadaverico, come vedete adesso dal video, perché non so, perché forse questi capelli che ho adesso, che sembrano che sono neri, invece in realtà sono un castano chiaro, però dal video vi assicuro che sembrano ancora più scuri. E quindi ho trovato questa crema, non l'ho mai provata, della Garnier. Però siccome mi serviva questa crema, perché stavo utilizzando quelle dell'anno scorso, solo che non mi ricordo che mese l'ho presa, e quindi ho detto, per non rischiare che non mi faccia nessun effetto, ne compro un'altra. E quindi ho preso questa qui, che è di 50 ml. Secondo me ne andrò per tutta l'estate, anche oltre, perché di queste creme ne basta veramente poco, perché sennò poi ti lascia la patina bianca, è brutto da vedere. È costato questa 5,90. Spero che sia buona veramente. Poi ho comprato questi sacchetti per la spazzatura, che sono della Virosac, sacco per bagni. Siccome mi servivano, piccoline sono queste sicuramente, ma mi serviva per buttarci l'umido, perché siccome l'umido il cassonettino piccolino sul terrazzo, e quando fa caldo va buttata più spesso la spazzatura. Con questi sacchetti non rischio che la lascio per giorni e poi fa puzza. E tra l'altro sono anche profumati, spero che non siano troppo piccoli, perché dice che sono 35 x 42 cm, e dice che sono 6 litri contiene, 30 pezzi small XS. Poi sono rosa, mi piaceva anche il colore, quindi così mi differenzio dagli altri condomini. Poi ho comprato questi sacchetti, altri sacchetti per la spazzatura, che sono 20 e sono anche profumati, anche se non sento il profumo, va bene. Sono 30, questi sono un po' più grandi, sono 50 x 60. Spero che siano buoni. Questi sono di acqua e sapone, se non mi sbaglio. Sì, sono di acqua e sapone. Allora, i pacchetti piccolini, questi qua, l'ho pagati 79 centesimi. Invece quelli di acqua e sapone l'ho pagati 99 centesimi. Quindi, per provare, sono ottimi prezzi. Allora, poi ho trovato una confezione nuova di Colgate. Perché siccome io sono in fissa con i denti, quindi devono essere super brillanti, bianchi, eccetera eccetera, quando vedo cose nuove le voglio provare tutte, e ho trovato questo Colgate nuovo,
Poi costava solo 1 euro e ho detto perché non provarlo. La confezione è così, è un po' piccola rispetto agli altri, secondo me. Si apre così ed è comodissimo. Così il tappo non va perduto per tutto il bagno. È costato 1 euro. Poi, per ultimo, ho comprato questo qua, Garnier Ultra Dolce. Allora, lo shampoo non mi serviva, solo che ho tutti gli shampoo. Alla camomilla per capelli, per schiarire un po' i capelli, ma siccome adesso ce l'ho scuri non posso più utilizzare quelli lì e quindi ho voluto comprare questo qua, latte di vaniglia, polpa di papaya per capelli lunghi e punte fragili e quindi districa, ammorbidisce, ripara fino alle punte. Questo è costato 1,68 euro. Spero che questo piccolo svuota la spesa di acqua e sapone vi sia piaciuto. Sono piccole cose ma utili. Non ho comprato cose diverse dal solito, cioè di novità. Di novità c'è solo questo e il gel è anche questo che non avevo mai provato. Vabbè, insomma tutto questo non l'avevo mai provato. Questo è la prima volta che lo provo. Il gel è la prima volta che lo proverà il mio fidanzato, almeno da quando lo conosco non l'ha mai utilizzato secondo me. E poi questo anche perché non l'avevo mai preso di questa marca con gli estratti di aloe vera. E niente, io vi mando un grossissimo bacio, lasciate tanti commenti qui sotto e se non siete ancora iscritti iscrivetevi al mio canale. E vi consiglio di seguirmi anche su TikTok. E lì sono sempre attiva, cioè sempre. Ogni tanto mi piace realizzare dei video e poi seguitemi anche su Instagram, lì sono molto molto più attiva rispetto a YouTube, rispetto a TikTok. Io vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!